Sono in corso in tutto il Nuorese le ricerche del comando di banditi che stamattina ha preso d'assalto l'ufficio postale di Fondi, situato in via Maneroni. Nel conflitto a fuoco, un carabiniere donna di 25 anni è rimasto ferito ad una caviglia ed è stato ricoverato in codice giallo nell'ospedale San Francesco di Nuoro. L'episodio si è verificato attorno alle 8. I malviventi hanno fatto irruzione nell'ufficio postale. Dopo essersi impossessati del denaro, il bottino è in corso di quantificazione, si stavano allontanando dalla struttura, ma sono stati intercettati da una pattuglia di carabinieri della locale stazione. I banditi, alla vista della Jeep dell'arma, hanno aperto il fuoco colpendo la militare che era alla guida del veicolo. Immediata la reazione dei carabinieri che hanno messo in fuga i malviventi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha soccorso il carabiniere donna e ha allertato l'elisoccorso che ha trasportato la ferita nel nosocomio nuorese. Immediatamente è scattato il piano antirapina con i carabinieri del comando provinciale che hanno istituito una serie di posti di controllo in tutta la zona al fine di intercettare i banditi. Sulla scena del crimine i carabinieri hanno compiuto una serie di rilievi tecnici al fine di raccogliere elementi utili alle indagini. Queste le parole del colonnello Massimo Cucchini, comandante provinciale dei Carabinieri di Nuoro. Questa mattina una pattuglia della dipendente stazione Carabinieri di Fondi, rilevando un'anomala situazione nei pressi del locale ufficio postale, si avvicinava per fare le verifiche del caso e veniva fatta segno di colpi d'arma da fuoco automatica da parte di un comando di rapinatori che aveva appena rapinato l'ufficio postale medesimo. Nell'occorso un carabiniere donna ha riportato una ferita d'arma da fuoco, fortunatamente con conseguenze non gravi, ed è ricoverata presso l'ospedale di Nuoro. I soggetti sono attivamente ricercati.